Il ritorno di Luca e Paolo. Ci colleghiamo ora col Nazareno, dove Andy Schlein è ancora in attesa. No, allora, no, guardi, quella di non averci visti arrivare è mia. Sì, va bene, lo so che l'ha detta. E comunque vale di più di quella patacata che loro non li abbiamo visti arrivare, ma non li abbiamo fermati. Schlein è una disquisizione molto interessante, però se possiamo... Ma che poi, scusa, cosa me ne frega di fermarli? Non so mica un autobus che ci devo salire. Schlein, se possiamo disturbare... Ecco, che cosa fa? Cosa fa? Non ci hanno visti arrivare, Slendley, e adesso manco partire. Sì, va bene, le europee sono andate bene, abbiamo capito, ma si dia anche una calmata adesso. Socio, ragazzi, è stato un risultato straordinario. Sì. Io voglio ringraziare tutto il popolo della sinistra per aver creduto in me. Lo ha già detto. Non so come abbiano fatto, davvero. Guarda, io veramente... Vabbè, con questi risultati ha rafforzato la sua leadership. Ma lei si rende conto che quando sono arrivata al PD era al 13% e ora al 24%? Lo so. Ma ragazzi, abbiamo preso... Quanti? Saranno almeno... Allora, il 13 nel 24... 11 punti, insomma. Sì, più o meno 11. No, più o meno, sono 11 punti. E tutto questo senza mai rispondere a una domanda e lasciando a piede libero Tarquinio... Che come apre bocca lui in 10 straccia la testa dal PD. Guardi, io francamente mi faccio i complimenti da solo. Però le ricordo che comunque avete perso, non è che... In che senso, scusa? Non siete arrivati primi, cioè, non si arrabbi, ma non... No, ma certo, guardi, glielo dico con molta nettezza, questa cosa ormai non fa più parte della nostra cultura. Recriminare? No, vincere. Ci abbiamo messo una pietra sulla... Siete andati bene, dai. Anche se l'avevo ogni secondo davanti. Ma cosa fa Marco? Cosa, una lampadina? Comunque per il PD un risultato positivo, no? Sì, ringrazio tutti quelli che ci hanno dato fiducia. Ancora, sì. Il partito tutto per il grande lavoro. Sì. Guardi, ho chiamato anche Berlusconi per congratularmi. No, non è Berlusconi, guardi, se è una gaffa. Intende Bonaccini. Ah, sì, Bonaccini, mi scusi, tra anziani defunti mi confondo. No, ma scusi, vabbè. Cosa gli ha detto Bonaccini? E allora l'ho chiamato, no, niente, non mi ha risposto. Però poi ha richiamato. Ah, sarà stato contento, no? No, era incazzato come un puma perché gli ho fatto gli squilli mentre girava un reel lungo, ha dovuto rifarlo da capo. Un reel su cosa? Così? No, ma niente di che. Lui che fa un gol da un metro contro un portiere di 12 anni, quelle cose che piacciono a lui. Comunque deve essere emozionante, adesso si va tutti a Bruxelles. Ah, che bello, davvero? E quando partite? No, chi partiamo? Lei va a Bruxelles, ha vinto. In che senso? Che lei era candidata al Parlamento Europeo e ha vinto. Sì, vabbè, ha vinto il PD, siamo tutti contenti, ma cosa c'entro io? Se lei è candidata al Parlamento Europeo, ha vinto, quindi dovrà andare al Parlamento Europeo, no? Ma scusa, cioè andare in Europa, cioè non era un modo di dire... Lei adesso è una parlamentare europeo, scusi, ma non l'aveva capito? Forse Santori mi aveva accennato qualcosa, ma sa, quello è sempre lì col cannone in mano, non è che gli do tanto retta. È strano a dirsi, aveva ragione invece, lei adesso... Ma pensa, e dire che mi ero impegnata tanto per non andarci di mezzo, oppure tolto il mio nome dal simbolo come volevo con lo straccia Maroni di Prodi. Però l'ha lasciato sulle schede, adesso le tocca andare a Bruxelles. Allora, ha già pensato a cosa fare? Ma adesso vedo, da Lugano c'è il diretto? No, ma non, vabbè, intendevo come pensa di impostare la sua linea, perché ci sarà anche la Meloni, Ah, guardi, sarò netto. Devo dire che alla fine siamo una bella coppia. Sì. Entrambe diciamo che non ci hanno visto arrivare. Lo so. E sa, guardi, le aggiungo anche un'altra roba. Sentiamo. Che non ci vedranno neanche partire. Perché a Bruxelles non ci andiamo mica. Guardi, che glielo ripeto, secondo me non erano questi gli accordi. Ma quali accordi? Cosa dice? Lei si è candidata, gli elettori l'hanno votata perché andasse in Europa a difendere le loro posizioni che sono... Siamo ancora in collegamento, le ricordo, Ecco, appunto, mi sembra un'ottima idea. Che cosa? No, dico, questa roba del collegamento. Ma scusi, ma le pare possibile che nel 2024 io non possa fare le riunioni a Bruxelles su Zoom? Beh, sì, ma guardi Zoom... che a casa c'ho la fibra che viaggia da bestia. Vabbè, guardi, la sua presenza è importante. Ma non credo, sono tanto sopravvalutata io. Ma guardi, mi dica almeno un'idea per l'Europa. Forza. Dai. Allora, quella cosa del salario minimo me la posso rigiocare? No, non può tirare fuori sempre quella, non c'entra. Senta, è stata una campagna molto faticosa, più di 100 comuni visitati. Vabbè, ho capito. È presente che sono settimane che non passo da casa a fare una lavatrice? Ci sono domande importanti a cui devo trovare risposta. Per esempio? A Bruxelles, c'hanno bidet? Vabbè, allora, non ha ancora avuto parole però per il suo competitor, quello interno, insomma, Conte. Conte, il leader dei grillini.
L'avvocato del popolo? Sì. Oh, mio popolo, di quei tre sfigati che l'hanno votato. Ma senta, adesso, lei ha vinto e ha detto che lo chiamerà. Ah, ma il socio se lo chiamo, ah, sì, lo chiamo sicuro. E gli dico una cosa che lo farà ritornare indietro, negli anni d'oro dei Grillini. E che cosa, che cosa? Conte, la senti questa voce? Addio, Schlein, grazie, grazie. A lei, Floris.